Il 2 giugno è una data importante per tutta l'Italia, la festa della nostra Repubblica. Il 2 giugno 2020 è stata una data importante per Formigine, paese di 34.000 abitanti, in provincia di Modena. Per la prima volta dopo il lockdown, che ha chiesto ai cittadini di rimanere nelle proprie case, la comunità ha scelto di ritrovarsi in un luogo altamente simbolico, un parco. Per la prima volta si è ristabilito quel contatto sociale, seppur nel rispetto di tutte le norme anticontagio che il nostro essere umani ci impone. È stato fatto all'ombra di alberi secolari e in armonia con la natura, alla presenza di tanti bambini, perché come ha sottolineato il sindaco Maria Costi, abbiamo tolto tutto, solo a loro. Scuola, amici, sport, socialità, aria aperta. Dobbiamo impegnarci di più a proteggere i giovani, recuperando occasioni di amicizia e di relazioni. E proprio i bambini sono stati i protagonisti di questa sentita celebrazione, attraverso la lettura di alcune poesie di Gianni Rodari, a cui il parco è stato intitolato. Le cose di ogni giorno raccontano segreti, a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare tutto ci vuole un fiore, scriveva Rodari. Lo sa bene la comunità di Formigine, con i suoi 900.000 metri quadrati di verde pubblico, 25 per ogni abitante e 70 parchi, che continuano ad ospitare eventi nei quali la comunità si ritrova, ritrovando se stessa.